Buongiorno, siamo ancora con la società di mediazione creditizia Affida e con una parte della rete. Nello specifico sono qui con noi Fabrizio Pirola e Antonio Rubino, due personal broker. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E con loro parliamo un po' di attività, nello specifico con Fabrizio. Abbiamo parlato con Marco e Stefano prima di multicanalità, di multiprodotti, di una società che può e deve vendere più prodotti per più target differenti di clientela. Nello specifico con te parliamo, oltre che dell'attività classica su mutui, prestiti personali e cessioni, parliamo di prestiti alle imprese. Affida si è strutturata anche per questo. Tu da consulente, come vedi questa attività, insomma? Beh, guarda, diciamo che l'attività secondo me è in forte crescita, per il semplice fatto che sostanzialmente oggi tante imprese con cui lavoro ci lavoro appunto perché hanno difficoltà a trovare soddisfazione alle loro esigenze nei classici canali bancari, quindi filiali e quant'altro. E questo ci mette nella condizione comunque di poter, grazie anche al management di Affida, che è stato in grado comunque di fornirci una serie di convenzioni con istituti bancari, fintech piuttosto che altri tipi di banche, una serie di prodotti che appunto possono soddisfare tutte le varie necessità, sia dalla startup fino all'azienda più strutturata come può essere un SPA con un fatturato importante. E questo per una rete commerciale come la nostra è sicuramente un grande vantaggio. Immagino ci sia anche un supporto da parte dell'azienda stessa con un sì. Supporto di back office. Assolutamente, questo è un altro vantaggio, secondo me molto competitivo, perché trovare anche in un back office un certo tipo di competenza diciamo che rassicura anche il commerciale che ogni giorno è sul campo a confrontarsi con i clienti, e quindi trovare confronto anche all'interno, quindi con il proprio back office, è sicuramente un grande vantaggio, e per questo bisogna fare i complimenti anche ai colleghi. E ci vuoi anche raccontare un po' quali sono le frecce a vostra disposizione, quali sono i prodotti che trattate maggiormente? Sì, diciamo che non c'è un prodotto core sul discorso imprese. Sostanzialmente il nostro lavoro non è tanto una vendita di prodotti, ma è una consulenza. Quindi sedersi di fronte al cliente, ascoltare, quindi sapere ascoltare, che è una cosa molto importante, per poi andare a proporre quello che è esattamente ciò di cui ha bisogno. Quindi possiamo soddisfare clientela che ricerca il microcredito, quindi importi fino a 50.000 euro ad esempio, fino a poter soddisfare esigenze più importanti di clienti aziende più strutturati, quindi anche i finanziamenti fino a 2 milioni di euro ad esempio. E l'aspetto importante è legato anche al fatto che siamo molto celeri nelle risposte e nelle delibere, oltre che nell'erogazione. E questo è un vantaggio enorme rispetto magari al canale classico bancario, dove magari i tempi di delibera sono un po' più lunghi e le risposte magari tardano ad arrivare, e questo fa di noi comunque un punto di riferimento per una molteplicità di clienti. È sicuramente un una consulenza complicata, quella aziendale. Immagino che oltre al supporto del back office ci sia anche un supporto di formazione da parte dell'azienda. Assolutamente, questo non può assolutamente mancare, perché la formazione credo che sia una delle cose più importanti nel nostro lavoro. Formazione non solo iniziale, ma costante e continua nel tempo, anche perché siamo di fronte a un mondo che va a mille all'ora e di conseguenza non possiamo permetterci di rimanere indietro. Altrimenti rischiamo poi di non poter soddisfare alcune richieste o non essere aggiornati quanto lo è il cliente. Questa non è una cosa che non ci possiamo permettere. Non l'avevamo detto prima, voi fate parte proprio del team di Marco Busnelli. Tu, Antonio, da quant'è che collabori con lui e quale valore hai trovato in questa collaborazione? Sono 4 anni, sto entrando nel quinto anno. Diciamo che chiamarlo Team Busnelli ci fa un po' strano, perché il valore aggiunto proprio può essere il fatto che noi siamo una famiglia. Siamo prima un gruppo di amici che si diverte tanto e si diverte lavorando. Noi non ci pesa stare al telefono la sera alle 10, sentirsi il sabato, la domenica,
Questo è provato anche dal fatto che, soprattutto durante la giornata, siamo magari anche su sedi diverse, perché abbiamo diversi uffici. E poi ci diamo un appuntamento serale, post cena, per una bevuta, per organizzare il lavoro, perché ci sono delle idee. E questo penso perché anche Fabrizio può confermare, è il valore aggiunto. Assolutamente. Andiamo tutti insieme nella stessa direzione, team Busnelli, ma come se non ci fossero delle gerarchie. Poi Marco, insomma, ci dà mille opportunità, ci dà tanto entusiasmo e per noi è una manna dal cielo. Quindi... Tu lavori prevalentemente in Lombardia. Sì. Ti chiedo una tua opinione su quello che sarà il mercato che conosci, che presidi della Lombardia nei prossimi mesi, fino a fine anno, visto anche il periodo un po' complicato che stiamo vivendo. Proprio il fatto di vivere in Lombardia, Lombardia dà tante opportunità, ma io sono dell'idea che le opportunità bisogna anche crearsele. E, tornando al discorso precedente, noi viviamo proprio di questo, di ingegnarci, di trovare qualcosa che ci può dare quel quid in più rispetto magari a un altro team o un'altra realtà lavorativa che fa lo stesso nostro lavoro. Quindi da qui a fine anno non mi preoccupo assolutamente, sappiamo adattarci, vedremo insomma quelle che poi saranno anche le decisioni macroeconomiche sulle quali ancora non abbiamo potere, probabilmente non ce l'avremo mai o non vorremmo. E quindi non mi preoccupa assolutamente, ci adegueremo e poi abbiamo alle spalle, oltre al team Busnelli in affida, abbiamo un partner in crime che ci dà anche su tantissime opportunità, tantissimi stimoli, non ultimo penso ne abbia citato almeno qualcosina il presidente, insomma, sull'ultimo accordo che è stato stipulato. Sì. Che per noi ci fa stare tranquilli, perché sappiamo che abbiamo le spalle coperte, c'è qualcuno che ha lo stesso entusiasmo che abbiamo noi e per noi penso sia un punto di approdo fantastico. Ah, io devo dire che voi siete passati da poco in affida, sì. In un periodo appunto critico come questo, con un cambiamento societario in atto, però la cosa bella che vedo è che l'entusiasmo c'è, ci mancherebbe altro, ma quello che non vedo è il timore del cambiamento, quindi questa mi sembra un'ottima... Assolutamente, anzi diciamo sempre che da quando siamo entrati in affida, davvero da poco, è come se si fossero allineati un po' i pianeti, perché abbiamo trovato in affida una persona, ma una società che ha gli stessi nostri ideali lavorativi, ma anche al di fuori, perché comunque vediamo che c'è tanta gente come noi entusiasta di fare quel lavoro e non pesa appunto stare in ufficio fino alle 8, magari ricevi delle mail alle 7 e mezza di mattina, che magari per alcuni può dire ma è folle questa cosa, e lì ti fa capire quanto le persone amano quello che stanno facendo, che credo sia una cosa fondamentale. Benissimo, allora io vi ringrazio di essere stati con noi, vi saluto e spero di riavervi ospite prima possibile. Grazie mille.